Jack? C'è qualcuno? Casa, ma anche a 200, 300, 300, tanto poi te la pagano. Cioè tu aspetta, hai affittato casa giornalmente? Scusa, ma dove stai vivendo? Non ho capito. E lì su vetra ne va. Ma fidati che casa tua è 1000 a notte, comoda, l'affitti subito, fra. Ma dici? Ma dico, dicevi. Perché devono sempre lasciare tutto in mezzo ai coglioni? Oh, caffè? Di Uovo Sodo, lo speciale di Halloween in cui parleremo di Torino esoterica. Diamo il benvenuto a Jack e lo Smilzo. Sì. Ciao a tutti ragazzi, ci avete già visto 100 volte, parlo qua al pubblico, ma noi dobbiamo parlare anche ai ragazzi a casa. Ciao a tutta la chat, grazie ragazzi, oggi ciao. Super puntata di Uovo Sodo. Lo diciamo sempre, ma questa volta è vero quanto le altre volte, possiamo dire. Ora, ti sei già presentato da solo, Federico, quindi non c'è bisogno di presentare il nostro compagno di viaggio, Federico Garella. Abbiamo Mirko qua con noi, ciao. Buonasera. Mirko. Ciao Mirko, come stai? Tutti, benvenuti, bene. Come sempre, benvenuti, la nostra super regia, oggi un grande assente, Manuel, ma che salutiamo perché ho già visto che è connesso da casa, ma Andrea Fantini sempre presente. Il nostro cameraman. Daniele Di Gregorio e tutto lo staff. Ma oggi... per l'occasione un sacco di altre persone. Giovanni, stai sereno, va tutto bene, stasera mangiamo comunque a prescindere da come va. Comunque posso dire che se a Daniele trema la mano di solito, oggi ancora peggio. Daniele, ma hai un cavalletto per questo. Bene, oggi di che cosa parliamo, Fede? Vai, spara. Oggi abbiamo un ospite speciale che ci parlerà di Torino esoterica, no? Okay. Quindi di questa specialità della nostra città, che appunto è ritenuta magica, è ritenuta un po' strana, oscura, no? Okay. E vogliamo capire perché, no? In questa puntata di Halloween, quindi a tema. Ma vogliamo capire un po' perché Torino è ritenuta così strana. Possiamo dare delle penzo di azepine? No, sai cosa? Ho notato che... sì, Daniele calmati, tranquillizziamo Daniele. Se sei sempre stessa agitata, vediamo no sempre. Allora devo dire che non so se hai notato che più è agitato Garella e più dice no. Lui dice no ogni 7 secondi, così. Quindi insomma una bellissima serata in cui siamo tutti molto eccitati, possiamo dire. Anche così. Anche dopo andiamo al bar. Quindi dopo andiamo al bar. Allora, intanto, per tutti i ragazzi da qua, voi potete accedere, come vi hanno già detto, grazie al QR code. Potete Green Pass. Potete accedere alla diretta e commentare. Il Green Pass l'abbiamo controllato all'ingresso. Certo. Ecco, e quindi insomma potete. Però io direi... basta, vai. Io inoltre volevo aggiungere per quelli che ci seguono da casa avrete notato sopra la chat c'è una piccola icona viola che è appunto un'estensione che se voi cliccate potrete scegliere un suono
che pagando tramite Bit potete far partire in live, e quindi noi sentiremo in cuffia e nelle casse. Quindi se volete... No, ma mi hanno sfondato il timpano. Sì, 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 ma abbiamo abbassato il volume. E io vedo un sacco di... Purple Store tra il pubblico, storico follower. È qua. Vabbè, vedo tutti, insomma, ragazzi... No, non è un problema. Tutti i ragazzi che, insomma, che di solito vedo in chat, quindi scrivete pure. Noi vi leggiamo, abbiamo qua questo iPad per questo. Ora direi, basta con le chiacchiere introduttive, andiamo a vedere la nostra super ospite Laura. Vai, che Daniele. Oggi ci parlerà di questo magico mondo sotterraneo. Vai, Daniele. Di Vai. Torino. Vai Daniele. Daniele, vai. Quando ci sei? Sento il fumo, quindi Daniele c'è, e come ogni mattina ecco il nostro ospite. Musica. Sì. Per favore date un cavalletto a Daniele. Un applauso. Prego. Attenzione, queste urla che sentite, Laura, prego. Intanto piacere, ci siamo già visti, presentati. Ciao, Laura. Piacere. Ciao a tutti. Queste urla, quando le senti, sono le persone dal pubblico con i sound alert. Ci hanno spiegato questa cosa del sound alert, ma okay, non te ne preoccupare troppo. Va in bene. Cuffia non dovresti sentire rumori troppo forti. Chiari segni del fatto che io stia diventando vecchio. Anche, il sound alert, Antonio, è una cosa totalmente sconosciuta. I trilli di Twitch sono stati. I trilli, carina. Allora, prima di tutto, prima di iniziare questa puntata, devo introdurre il nostro ospite fisso, Mirko, che... Il piatto della casa. Ha un format tutto suo, devi sapere, che ti coinvolge, che coinvolge il nostro ospite. E ci sono tanti ospiti che hanno partecipato in queste settimane, per loro è una cosa nuova anche per voi. Sono incatenati alla sedia. Sì, non sono mai usciti dalle ragazze. Ogni puntata li teniamo lì. Allora, tu devi scegliere un video che ovviamente è... pertinente a quello che è l'argomento della puntata. Mirko partirà da questo video su YouTube, puoi anche dire un nome, il primo video che capita di quel nome. Mirko partirà da quel video e li guarderà tutti uno dopo l'altro per vedere l'algoritmo, ovviamente un algoritmo, ragazzi, assolutamente anonimo, quindi YouTube messo in modalità in incognito, anche per il mio grazie computer, Garen. Tra tre video siamo su Ronaldo. Esatto. Best skills. Quindi in poche parole tu vedrai, cioè tu potrai decidere da dove partirà il nostro algoritmo personale, e vedremo dove ci porta l'algoritmo di Mirko, quindi di YouTube. Da cosa vuoi partire? Una suggestione qualunque. O cosa scriveresti su YouTube nella stringa di ricerca? Allora, io cercherei nella stringa di ricerca una bella ninna nanna tema. Fantastico. E allora inizierei con Lullaby dei Cure. Fantastico. Ok. Mirko. Però mi sa che Mirko stasera si ascolta un po' di musica. Mirko si ascolterà un po' di musica, giusto? Vabbè. Giusto così, grazie. Noi, voi vedrete lo schermo chat, sia i ragazzi da casa che noi qua, vedremo Mirko e vedremo dove lo porta questo algoritmo. Ma guarda questa fotografia, che capelli che mi fa. Ma guarda che sempre. Il buio funziona sempre. Allora, Purple Store ha capito. Purple Store ha capito che cosa? Vabbè, non importa. Dunque, non diamo spazio a questa gente. Esatto, no, per favore. Scherzo, allora... Noi abbiamo un video di presentazione tuo e l'autore mi dice bene, perché me lo dimentico sempre. È la prima volta che l'autore è in cuffia. È un incubo. Allora andiamo a vederci un video di presentazione tuo, una delle clip che tu ci hai suggerito, così intanto ti introduciamo così digitalmente, poi analogicamente qui. Andiamo a vederlo. Bellissimo. Pensavo uscisse Enrico Ruggeri. Bellissimo questo, diciamo, questo volto nascosto della nostra città, si può dire questo? Assolutamente, nel
senso che intanto benvenuti a tutti, benvenuti dentro il cuore di tenebra di Torino, perché immagino che non sia un caso che questo luogo sia qui in Piazza Statuto. Voi sapete che Piazza Statuto è considerato il cuore nero della magia torinese e l'intera zona del Valdocco è considerato il vero cuore di tenebra della città. Valdocco, si dice in italiano il nome di questo quartiere, ma in realtà Valdocco deriva dal latino Vallis Occidanum, perché questo, sin dall'epoca della fondazione della città, è stata la Valle degli Uccisi, ovvero una gigantesca necropoli in epoca romana, che ha dato poi il primo segno esoterico a questa zona che rimarrà per sempre il cuore più oscuro di Torino. Non è un caso che qui ci sia uno slargo che non ha nemmeno un nome per noi torinesi. Noi lo chiamiamo ancora il Rondò della Forca. Il Rondò della Forca vuol dire il giro, il ballo dell'impiccato. Ed era il luogo in cui avvenivano le esecuzioni capitali tra 1600 e 1700. C'era talmente tanta gente che addirittura, pensate, subaffittavano le finestre per poter fare in modo che la maggior parte della gente potesse, pagando, assistere alle esecuzioni capitali. E allora il rondò, il ballo della morte, è rimasto come un segno fondamentale nella Torino più oscura, che è quella dove siamo adesso. Così come una Torino oscura è quella dell'antico cimitero di San Pietro in Vincoli, che forse qualcuno di voi conoscerà, si trova tra Via Cigna e Corso Regina Margherita. Ma... ecco Laura, io ti volevo fare una domanda riguardo proprio a Piazza Statuto, visto, scusa se ti interrompo, però l'hai citata e non voglio poi perdermi il flusso di questa suggestione. Piazza Statuto, tutti noi che ci abitiamo, devi sapere, io ho vissuto proprio nella zona di Piazza Statuto sempre, cioè per una questione, non lo so, anche casuale, in realtà sono sempre stato intorno alla zona di Piazza Statuto, via Iuvarra, via Garibaldi, poi mi sono spostato in via San Donato, poi... ci abbiamo fatto lo studio qua, quindi in effetti Piazza Statuto è un luogo per me chiave, no? Per la mia vita, per la mia formazione forse. E in effetti, stando in Piazza Statuto, ho sentito questa diceria, che poi non è una diceria, è fondato proprio su... ho letto, insomma, di questa necropoli romana, quindi in realtà di questo luogo mistico che in effetti è Piazza Statuto, però non ho mai capito realmente... cioè quali sono i segreti? Qualcuno mi parlava di segrete sotto la piazza, anche per i non torinesi all'ascolto. Che cosa vuol dire? Cioè, per quale motivo ancora oggi dopo, insomma, necropoli non penso ce ne fosse una sola, ecco. In realtà la necropoli era una sola, perché la necropoli veniva costruita all'occidente, quindi l'occidente della città era il luogo in cui il sole andava a calare, mm-hmm. in cui iniziavano le tenebre. E quindi, dal punto di vista simbolico, quello era il luogo dei morti, cioè il luogo in cui la tenebra era più forte. La cosa curiosa, è un dato di fatto dal punto di vista esoterico, è la tradizione secondo cui si dice che quando un luogo viene fondato con una determinata caratteristica. Questa caratteristica continua nel tempo, nei secoli, nei millenni, nonostante la storia ci passi sopra. Ti faccio un esempio: probabilmente molti di voi vedranno che le chiese sono costruite su antichi templi pagani, perché la fondazione che dà il senso alla divinità è una. Dopodiché, anche se poi diventa la Gran Madre di Dio, rimane sempre il Tempio della Grande Madre, mm-hmm. così come la zona di Piazza Statuto rimane sempre il luogo dell'oscurità torinese, ma non soltanto perché viene fondata sulla base di una necropoli romana, ma perché, guarda caso, ma nella magia si dice che il caso non esiste, ci sono tutta una serie di casualità e di eventi che capitano tutti nella zona di Piazza Statuto, del Rondò della Forca e della zona Valdocco. Qui per esempio abita il boia. Il boia abitava in questa zona e più in particolare in via Bonelli, al numero 2. Lo sappiamo di sicuro perché il povero boia faceva un lavoro che non poteva cambiare, era ereditario,
ed era la città che gli doveva dare casa e la città gli aveva data casa in questa zona. Ma noi sempre perché... sempre qua, cioè, siamo sempre sicuri di star qua. Ma tu cosa ci... cioè, chi abita qua è protetto in qualche modo o è esposto? Cioè, dici ma qualcosa tu, di confortante. Cosa vuoi che io ti dica? Non lo so. Beh, è un caso che siamo qua. Cioè, spiegaci, il caso non esiste. No, dimmi la verità. Facciamo così, partiamo dalla verità. La verità è che siete protetti. Ah, siamo protetti. Perché in realtà appartenete a questo luogo. Okay. Questo può voler dire protetti. Tante cose. E per appartenere a questo luogo cosa vuol dire? Abitarlo oppure sentirlo? Abitarlo in maniera stabile, come immagino voi facciate. Io in realtà sono di San Salvario in questo periodo. Cioè, qua ho lo studio, ma poi vivo a San Salvario. Allora, come sono messo? Finiremo... Noi siamo quei paradisi fiscali. Allora, ragazzi, qua finiremo a fare le carte entro 2 minuti. Certo, secondo abbiamo me. Preparato anche un faro che dopo no dopo farai in realtà per qualcuno dei ragazzi così preso a caso, forse l'hanno scelto, non lo so sarai forse tu potrai decidere, faremo un gioco in cui coinvolgerai qualcuno di loro. Già le prime file mi guarda tipo ma cosa dici, ma lasciami stare. Purtroppo però è da fare, ve lo dico, Anas è qua ancora. Anas, no. No è un gioco carino che fa... È un gioco carino che dopo vedremo. Allora, vi dicevo che qui c'era pure il boia. Sì, sì. Abitava il boia, facevano le esecuzioni capitali. C'era la necropoli romana e tra l'altro qui hanno anche inventato, proprio in questa zona vicino a casa tua, il pancarré. Perché devi sapere che il boia veniva visto come un personaggio molto scomodo, a cui nemmeno il fornaio voleva dare da mangiare né il pane. E allora il fornaio dell'epoca aveva preso l'abitudine di servire il pane al boia rovesciato. Voi sapete che servire il pane rovesciato voleva dire un senso di disprezzo per la vita, no? Non avevo idea. Eh sì, infatti sul pane veniva normalmente fatta una croce sovente prima che lievitasse. Dare il pane al contrario al boia significava il disprezzo per quella persona. Ovviamente questo era una caratteristica che veniva fatta dai fornai torinesi verso il boia in forma di disprezzo. Però, dato che poi noi torinesi siamo abbastanza, come dire, meticolosi nel portare rancore e anche abbastanza strani nel poterlo dire senza farlo notare troppo. Sì, confermo. La stessa cosa... Antonio è molto rancoroso. È una la delle stessa persone cosa più capita poi frustrate. Anche ai francesi. Quando i francesi entrano a Torino... I fornai torinesi offrono ai francesi il pancarré, cioè il pane rovesciato, quindi piatto sulla parte sopra. Questa sottile ironia non viene capita dai francesi e nasce così il pancarré, così come lo chiamiamo ancora noi oggi. Quindi, non avevo idea. Ma nasce da questo, dal fatto che i fornai poi, così come davano al boia il pane rovesciato, così servono agli invasori francesi il pane rovesciato in segno di disprezzo. Questo è molto interessante, non avevo idea. No, invece io ti voglio fare una domanda un po' cattiva. So che è cattiva, probabilmente la facessi a loro non sarebbe granché cattiva, ma so che fatta a te potrebbe essere. Dai. Esiste una persona, o meglio, esisteva a Torino una personalità nel Novecento, lo sai, piuttosto controversa, che è Gustavo Roll. Sì. Per chi non sapesse chi è, per i pochi, magari c'è qualcuno che non è di Torino, era un... forse meglio se lo introduci poi tu, comunque era un mistico, no, non si può dire mistico, o è sbagliato tecnicamente? Dillo tu. Allora, Gustavo Adolfo Roll è un personaggio torinese che è mancato negli anni 90 e che è stato un personaggio estremamente controverso di quella Torino magica che tra gli anni 60 e 70 furoreggiava a Torino. È un personaggio molto discusso perché era una persona estremamente riservata, che aveva delle particolari doti, sicuramente aveva delle doti dal punto di vista di capire le persone e anche di interpretare il loro giudizio. Ed ovviamente era anche un personaggio nel cui salotto, tra virgolette, esoterico della città, venivano invitati i grandi personaggi che arrivavano a Torino, per esempio Federico Fellini era un personaggio che sempre andava da Gustavo Adolfo Roll, e poi una serie di altri personaggi. Lui aveva questa caratteristica. Allora, intanto ovviamente non si faceva pagare, perché non era un mago da quattro soldi né nient'altro di simile. Era però una persona che aveva una particolare sensibilità
e che quindi riusciva in qualche modo, quasi come uno scherzo, a fare quello che gli scienziati direbbero dei trucchetti di magia e che altri invece chiamavano come propri e veri misteri. Una delle cose che lui faceva più sovente durante queste serate di riunione a casa sua, lui abitava nella zona di Corso Massimo d'Azeglio, aveva questa grande casa nella zona di Corso Massimo. Una delle cose che faceva più sovente era di chiedere ad una persona con cui stava parlando, magari ad una di questi ragazzi o ragazzi che stiamo guardando, di cercare nella propria tasca, e all'improvviso questa persona, cercando nella propria tasca, trovava una scritta, un disegno o addirittura un bottone, in particolare dei bottoni napoleonici, perché lui era un grande antiquario anche ed era un estimatore di Napoleone. Dipingeva a distanza, quindi soventissimo durante i suoi incontri nei suoi salotti apparivano dei dipinti soprattutto con delle rose, ed è stato un personaggio molto controverso, perché intanto ovviamente tutti lo volevano intervistare e lui non voleva farsi intervistare. Lo so. C'è stata anche una lite col mago Silvan. ci sono state numerose querelle, una col mago Silvan che voleva che c'è su YouTube questo. Volessero fare, che voleva assolutamente fare una sorta di prova, di gara con lui, e un'altra è stata con Piero Angela, perché Piero Angela all'epoca gli aveva chiesto di fare uno dei suoi esperimenti, tra virgolette, di fronte a lui per vedere se quello che lui diceva era vero o no. Gustavo Adolfo Roll si è ovviamente molto offeso, non ha fatto nulla, anche perché ovviamente non doveva dimostrare nulla a nessuno, visto che né chiedeva soldi, né chiedeva di essere ripreso, né intervistato in nessuna maniera. In realtà probabilmente proprio questo fatto di ritrarsi lo ha ulteriormente reso celebre, proprio in questo senso, perché proprio a Torino personaggi come Gustavo Adolfo Roll o Dario Argento hanno fatto un po' la loro fortuna? Cioè è un caso che sia, cioè è il luogo che ha fatto il personaggio che ha fatto il luogo, come funziona? No, e perché Dario Argento a un certo punto ha iniziato a fare film orribili? Ma è veramente, no, è una domanda seria, puoi anche non rispondere, però io dico, ha fatto dei capolavori, ma dei veri capolavori che io amo profondamente. Ma io l'ho incontrato, lo so, Dario per quello Argento te lo chiedo, cioè, forse è colpa tua, diccelo. No, nel 98 è venuto a fare Torino Magica con e noi. E nel 98 già era in e già era un po' così. Crollava, diciamo. No, secondo me è che Torino è città magica. Certo. Quindi Torino è come se fosse un atanor alchemico, una specie di laboratorio creativo. Non ho capito, perdono. Un atanor alchemico. Atanor alchemico, bello. Gli atanor sono quei luoghi in cui il piombo diventa oro, quindi okay. I luoghi in cui si dice che gli antichi alchimisti cercassero di trasformare il metallo in oro. Allora, la trasmutazione, la quello che cerca di fare Antonio tutti i giorni, non so se lo sai, Antonio ci prova in tutti i modi. Allora, probabilmente la presenza di questo, diciamo così, laboratorio che distilla la presenza delle persone è particolarmente importante a Torino, che è città laboratorio da sempre, lo sappiamo tutti, che ha fatto nascere dalla moda al cinema a tutto ciò che è esistente, che quindi ovviamente attira anche personaggi particolari. Dino Buzzati diceva ad un mio amico scrittore che purtroppo non c'è più, ma che ha scritto tantissimi libri sulla Torino magica, che si chiamava Renzo Rossotti, diceva sempre: vai a Torino che tutti i tipi strani sono lì. Ed infatti tutte le volte che arrivava a Torino c'aveva qualcuno da intervistare di particolare. Poi c'era ovviamente Roll, ma non soltanto, c'erano veramente molte persone curiose. Vi voglio raccontare un dettaglio su Roll che non c'è in nessun libro, ma che vi racconto perché mi è stato raccontato direttamente da questo scrittore, Renzo Rossotti, che conosceva personalmente Roll e su cui non ha mai voluto scrivere, perché diceva: è un personaggio troppo complicato e anche un mio amico, non voglio esprimere giudizi perché li sbaglierei. Però mi ha raccontato questo fatto incredibile. Voi pensate che Roll era già famoso negli anni 60. Renzo Rossotti, giornalista della Stampa, nonché amico di Roll,
va al Palio di Siena per la stampa con il suo fotografo e fa un pezzo. Mentre ritorna si ferma in un'osteria casuale di Siena e questo signore di Siena chiede, e siamo in quegli anni, chiede: ah, ma lei è un giornalista della stampa, lei conosce Gustavo Adolfo Roll? E lui inizia a raccontargli di questa amicizia, eccetera. Siamo in un momento in cui non ci sono né internet, né cellulari, né nulla. Ad un certo punto, durante la serata, mentre lui racconta di questa sua amicizia con Roll, arriva l'oste e chiede: chi è il professor Renzo Rossotti? Qualcuno lo cerca al telefono fisso. Lui risponde al telefono fisso e c'era dall'altra parte Roll che gli dice: la finisce di parlare di me una volta tanto. Pazzesco. È una cosa pazzesca, non è mai uscito questo, perché è una cosa incredibile. Così come un'altra volta gli ha chiesto di stringere forte la mano, lui ha stretto forte la mano e quando ha aperto la mano c'era un bottone napoleonico. E questo è un fatto molto conosciuto e che è capitato a moltissime persone di Torino. Ho visto un documentario su Fellini in cui in effetti diceva lui aveva una vera e propria venerazione, adorazione, sì. Quindi andava spesso a chiedergli dei consigli. Assolutamente. Veniva spesso a chiedergli dei consigli. Veniva sovente a Torino e tutte le volte Fellini, immaginario e immaginifico com'era, si incontrava con Roll. Sarebbe stato bello poter sapere che cosa si raccontavano, pensi ai discorsi. Sì. E invece venendo a personaggi un po' più attuali, nel senso che sono ancora vivi, Chiambretti, che indirettamente e contro anche la sua lui. Volontà è stato ospite qua a Uovo Sodo, non è stato ospite in realtà, però un nostro caro amico aveva un suo audio e ce l'ha fatto sentire, un suo collaboratore. Sì, la trappola sì, le trappole in cui cadi quando sei nella nostra rete. Hai fatto fare un tour di Torino Magica anche a lui, sbaglio, sì. È vero? In realtà abbiamo fatto il tour nella stessa serata con Chiambretti e Dario Argento, pensa che coppia. Che personaggi, cioè, c'erano personaggi curiosi, ma c'erano delle attinenze perché era una trasmissione su Rai 2 che si chiamava Fenomeni. Ok. E noi eravamo i fenomeni di Torino, quindi il fenomeno eravamo io, Chiambretti e Dario Argento in giro per questa Torino Magica a raccontare del perché Dario Argento avesse scelto Torino come la sua città ideale. E ovviamente ci ha raccontato di alcune location pazzesche che sono quella che conoscete tutti, Piazza CLN, Profondo Rosso, ma anche Villa Scott in collina, che è una villa Liberty incredibile. Ci ha raccontato alcuni retroscena divertenti. Per esempio Villa Scott, che è la villa di Profondo Rosso, certo. la villa del bambino urlante, all'epoca era di proprietà di una congregazione di suore. E Dario Argento mi disse che le spedì tutte in vacanza per un mese senza che loro sapessero niente al mare, in modo da poter avere il via libera per poter girare tutte le scene. Lo sapevo, sì, sì. Senti, invece c'è un'altra roba che mi ha sempre affascinato in Torino e che vorrei chiederti: il portone del diavolo. Okay. Il portone del diavolo è una figata pazzesca. È una roba pazzesca. Allora, io ti dico quello che so, tu mi dici se è vero e poi mi dici anche, poi ti faccio una domanda. Va bene. Il portone del diavolo è questo portone su tutte queste cose, perché nel magazine di cinema ho scritto un articolo su Torino, no? Ho Ma sei venuto a fare Torino Magica almeno. Dovevamo farlo per sampling, poi ci hai paccato tu, causa Covid. No, causa Covid. Lo faremo. No, comunque sì, sono venuto a farlo, ero molto più piccolo, ho fatto, però non so se eri tu, perché era una roba con il pullman, sì. Eri sempre tu, sono passati tanti anni. Sono 24 anni che faccio più qualcosa, non lo so. Però ero piccolo. Ancora me lo ricordo. Sì. Sì, quindi assolutamente sì, mi è piaciuto tantissimo, però questa cosa del portone del diavolo mi ha sempre affascinato, cioè sì. Questo portone che un tizio... Questi sono gli inquietantissimi quando qualcuno fa delle donazioni, ci sono queste Ma cose. Ma bello, vuol dire che il diavolo se la ride. Esatto. E anch'io. Anche Antonio, perché è un po' venale Antonio, scusate. È un po' venale. No, ma non ti preoccupare. Allora, dicevamo, questo portone del diavolo, un tizio, un imprenditore, l'ha fatto costruire la notte per dare fastidio alle persone che erano da quelle parti, è sì, vero? Sì, poi ti dico il tizio chi era. Ok, perché non me lo ricordo. Mentre so che però poi in quella stessa casa sono successi degli omicidi terrificanti, due sì, in particolare. Due, tutti e due irrisolti. Allora, intanto quello che lo fa costruire si chiama Trucchi di Levaldigi, mm-hmm. ed è un nobile alla corte dei Savoia.
è però un nobile poco importante che fa molto velocemente carriera, diventa straricco, strapotente alla corte dei Savoia in brevissimo tempo e diventa addirittura ministro delle finanze di Casa Savoia. E quindi ovviamente tutti iniziano a mormorare che questo tipo abbia fatto un patto col diavolo per diventare così ricco in così poco tempo. Lui probabilmente vuole prendere in giro quelli che pensano questo e decide di farsi costruire intanto un portone magnifico che c'è ancora ed è quello originale di fine 600 e il palazzo però rimane senza portone per tantissimo tempo. Il portone del diavolo viene messo su nel giro di una sola notte, quindi sicuramente lui aveva già l'idea di giocarci su, no? Perché era l'idea che nel giro di una notte questo portone pesantissimo di legno venga fissato sui cardini e dal giorno dopo i torinesi che iniziano a passare di lì chiamano questo portone come il portone del diavolo, perché intanto è nato in una sola notte come la potenza del diavolo e si dice anche la potenza del committente Trucchi le Valdigi. E poi perché quasi a prendere in giro tutti quelli che parlavano di un suo legame col diavolo, c'era e c'è ancora nella parte centrale del portone un batacchio particolare. Quel batacchio è un batacchio a forma di diavolo cornuto che ha nella bocca due serpenti che si arrotolano. I serpenti sono le malelingue e il diavolo le sta mordendo. E se tu vuoi entrare nel portone devi battere su quel batacchio del diavolo. Questo già di per sé ovviamente crea nella Torino dell'epoca il fatto che quello fosse il portone del diavolo. Se non fosse che ci sono poi anche una serie di, tra virgolette, casuali coincidenze che capitano poi negli anni a venire. Intanto ci sono due misteriosi omicidi che non verranno mai risolti. La prima a essere uccisa è una ballerina. Sta ballando su un... c'è una festa a palazzo, come si usava all'epoca. Lei si chiama Emma Cochet, è una ballerina francese e sta danzando per la festa. Viene colpita e trafitta alla schiena e muore pugnalata senza che si sappia mai chi è stato, nonostante avvenga in un momento in cui c'era una festa danzante, quindi molte persone erano in giro. Il secondo avvenimento è ancora più strambo perché qualche anno dopo, quando Torino viene dominata dai francesi, quella diventa una caserma francese e a un certo punto un militare va a dire al proprio capitano, che si chiamava Girard, di aver ricevuto delle minacce anonime di morte, quindi di temere per la sua vita. Poche ore dopo lo stesso militare scompare. Ad un certo punto il capitano, dopo averlo cercato in lungo e in largo, pensa che probabilmente fosse una spia, che quindi sia andato via per scappare una volta che ha avuto in mano le cose segrete. E questa rimane la storia ufficiale, cioè la storia ufficiale è quella di questo militare che scappa. E che non si trova più. Peccato che dopo 50 anni fanno dei lavori di restauro nell'androne del palazzo del Portone del Diavolo e buttando giù un muro di lato scoprono il corpo di un uomo, anzi ormai lo scheletro, che è stato sepolto in piedi con una profonda ferita alla testa ed è stato, come dire, immerso, altro che siciliani e mafia, ed è stato immerso in uno dei pilastri del palazzo. Quindi questa è una cosa pazzesca perché... E nessuno sa come e nessuno sa quando, perché quella era una caserma, quindi c'erano molte persone che giravano. Chi è riuscito a seppellirlo in piedi e poi a farci un muro sopra che l'ha coperto per 50 anni? Pazzesco. Senti, io una domanda per te, ma... Spara. Ovviamente, perché sei qua. Grazie. Senti, volevo chiederti, ma tu, esperienze dirette? Non ne posso parlare. Ah, giusto, meglio così. Beccato. Giusto. Beh, no, però ovviamente. Ho un amico molto interessante che potrebbe... Ma sempre gli amici hanno sempre una vita... No, che potrebbe dirvi qualcosa che potrebbe anche essere in linea prossimamente. Non so se qualcuno di voi l'ha visto. Si aggira per Torino ed è chiamato il Monaco della Morte. Perché se qualcuno lo vede, il Monaco della Morte gira così per Torino. Ma è riconoscibile. Come è fatto? Cioè. È fatto perché è vestito tutto bento di nero,
con una falce in mano decisamente inquietante e ovviamente è completamente coperto, quindi non si sa chi sia, il nome sarà Mr. X, ogni 2x3 viene bloccato dalla polizia e ogni 2x3 però mi tagga. Ah, okay. Fantastico, lo vogliamo assolutamente qui, ragazzi. No, però ve lo volevo dire perché è un bel personaggio. È già un bel personaggio. Sarà Fedez, sicuramente. Sarà Fabio Pistono, probabilmente. Vabbè. Qualcuno che gira per Torino e che poi mi tagga. Prima o poi la polizia. Arrivano queste cose. Qua c'è il nostro NFT umano. No, guarda, quando succedono queste cose tu sappi che Antonio è contento. Ti basta sapere questo, il resto non te ne preoccupare. Allora. Io direi a questo punto andiamo a vedere Mirko. A un certo punto, visto che era che aveva i The Cure, quindi i The Cure, quindi adesso a un certo punto avevo visto che aveva finiti tutto l'album e e adesso ancora com'è? Vai, Mirko, come stai? L'album sei ancora interno. Vivo Mirko? Mirko, com'è ascoltare un'ora i The Cure? Interessante. Beh, però è interessante che siamo andati proprio però allora l'Alabai è una canzone fighissima perché è una ninna nanna. In questa ninna nanna ovviamente abbastanza inquietante, esatto, ovviamente lo vedrai anche nel video dei Cure, è molto inquietante, sì, perché dice bracci. Che tu dormi tranquillo nel tuo letto ma un ragno si arrampicherà sul tuo letto e lentamente ti avrà per cena questa notte. Ma vediamo invece, allora fatemi vedere il titolo della canzone in cui siamo finiti con Mirko. Sì, ciao. Vabbè, un album. Di 700 il nome dell'album. No, io leggo Greatest Hits full album. Io purtroppo sai che, siamo finiti. No, perché adesso è andata avanti, sarà in qualche altro pezzo, chissà in quale pezzo è finito. È un Greatest Hits, è finito in tu, un Greatest Mirko, Hits. Mirko, sotto un'ora di video proprio non ti piace. Ti da 2 minuti così. Vabbè. Va bene. Allora, io direi che a questo punto scusa, no, perché c'è l'autore che fa testa, dice una roba, poi stavo per dire una cosa, poi ho detto no, a questo punto devo cambiare. Allora, c'è il momento ovviamente delle domande del pubblico, quindi se qualcuno del pubblico volesse chiedere qualcosa, anche soltanto notizie su di te, cioè dove possono fare questo tour di Torino Magica, se qualcuno se c'è qualcuno che vuole farlo, che è interessato, insomma, potete fare una domanda, potete chiedere o qualsiasi cosa, curiosità su Torino, potete tutto quello farmi che qualunque cosa, però volevo dire con dei limiti, diciamo. Vai. Vi volevo un pochino devastare ancora la vostra giovinezza. Certo, ma quale giovinezza? Di cosa stai parlando? Antonio, prendi porta a casa, scusa. La mia giovinezza è finita. È finita. Allora, vai, dici. Però ve la voglio raccontare vedendo se avete ancora un video di quelli che avevo portato. Mm. Per dirvi un'altra cosa. Giovanni, cioè trema. Che sovente, quando noi utilizziamo delle canzoncine, delle litanie, delle ninna nanne, sovente c'è sempre un substrato molto più antico e sovente anche molto più gotico e molto più pauroso. Una cosa che vi vorrei raccontare, che secondo me non tutti sanno, è che persino una canzoncina come Giro Giro Tondo, che probabilmente avremmo fatto tutti da piccoli, quanti. In realtà non è così allegro come noi lo raccontiamo. La canzoncina è Giro Giro Tondo e poi va avanti dicendo casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. In effetti, in realtà questa canzoncina è la traduzione italiana di una canzone molto più antica del 1600 inglese, che è stata coniata durante la peste. Allora, durante la peste la gente cadeva morta, stecchita per strada, i bambini erano spaventatissimi. E allora hanno creato una specie di canzone che li potesse in qualche modo cullare. E questa canzone è Giro Giro Tondo, che in inglese dice senti la rosa, cioè annusa la rosa per non sentire l'odore dell'appestato, e poi dice ash, ash, we all fall down. Quindi il tutto giù per terra in inglese vuol dire we all fall down, che vuol dire ash ash, quindi o polvere polvere, ceneri ceneri, e poi we all fall down vuol dire tutti cadiamo per terra, ma in realtà anche tutti moriamo.
Quindi wow. Se trovate il video di Torino Noir ve la faccio sentire nella versione inglese del 1600, lentissima, che vi dà un senso a questa storia e che vi racconta anche che dietro ogni canzoncina c'è sempre... Fede, mandaci il link. Manda il link, Fede, adesso. Perché purtroppo non ce l'abbiamo. L'autore mi ha detto, non ce l'abbiamo. E ti assicuro, inquietante, quasi... La storia dello sparto. Non ce l'abbiamo. Adesso, allora, se è il video di Torino Noir, se lo ascoltate bene, ascoltate nell'ultima parte... Link. Proprio quella, il giro giro tondo... cantato lentissimo in inglese. Fantastico. Allora Fede ci manderà il link così potete cliccarlo anche da casa. Allora siamo arrivati al momento del gioco. Io direi se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa o passiamo al gioco. Adesso capisco come sentono i professori quando dopo un'ora che sparano. Allora niente. Va bene, ma è giusto così. Allora arriviamo, passiamo al gioco. Tu sai perché l'hai concordato con l'autore, ci hanno detto, vero? Certamente. Benissimo, fantastico. Allora, non intanto c'è il link. No. Non okay. Lo sono mai, o lo sono da sempre? Beh, sempre, anch'io. Queste risate arrivano nel momento più inquietante, lo so. Va bene, Fede, vuoi spiegarci il gioco, per cortesia? Sì, allora, il gioco di oggi arriva da una tradizione irlandese. Ok, per non farci mancare niente. No, esatto, questo passatempo un po' creepy che facevano, appunto facevano bendare delle persone, le mettevano a un tavolo con dei piattini sul scegli tu sul tavolo che avevano un contenuto, no? In base al contenuto del piattino il medium, la persona che conduceva la seduta di questo gioco, di questo passatempo, gli prediceva il futuro in base al materiale. Quindi che loro trovavano. Devono scegliere uno di questi oggetti, esatto, da bendare solo con il toccandoli. Tatto. Esatto. Benissimo. Io direi, Laura, scegli tu. Ma chi è che si benda sul serio? Siete tutti disposti? Andreino si benda sul serio, va bene Andrea. Un altro, abbiamo bisogno di un altro coraggioso che si vuole bendare. Tu stai fermo lì, non prendere iniziative, tranquillo, ti portiamo noi. Chi vuole farlo? Dai ragazzi, eccola. Bravo. La nostra ospite di questa settimana, tra l'altro. Un applauso. Allora... noi a questo punto ci spostiamo, okay. Ci salutiamo poi ancora dopo e ti lascio qua, intanto ha regalato, Conte ha regalato 5 abbonamenti, ciao Edo, ti vogliamo bene. Ma adesso sì. Di più? Adesso ancora di più, anzi avevamo smesso, adesso ti vogliamo bene di nuovo. Ma possiamo volerti ancora più bene. Allora direi, basta, adesso mettetemi sti alle. Allora facciamo così. Devono finirli tutti, purtroppo saranno tutti gli alert. Allora facciamo accomodare i nostri ospiti, facciamo venite. Sedere qua, sì, li facciamo sedere. Dai. Sono direi due. Tu in mezzo a questo punto me lo tolgo. togli pure, sì assolutamente, pure qua. Allora andate ragazzi, sedetevi uno dalla parte, uno dall'altra. Ciao. I nostri oggetti là? Sì, gli oggetti. Aspetta, si devono prima bendare, sennò... Sì, bendate. Sgamano un po' che cos'è. Andrea, ci vedi? No. In ogni caso, non lo direi. A posto? Ok. Vieni pure NFT. Prego. NFT. Allora, metti qua. Cioè, non ti preoccupare, vai pure. Ok. Andrea, metti un po' la mano destra avanti a te e decidi che cosa vuoi prendere. Prendimi i debiti. Potresti prendere i debiti. Qui ce l'ho. Potresti prendere? Posso prendere questo? No, quello dicelo tu, no? Quello in realtà non c'entra niente. Sei andato alla parte sbagliata. Va bene. Scusate, non voglio condizionare i nostri. Allora, no, devo dire che questa è stata molto condizionata. Allora aspetta, Andrea, scusami. Come perché in realtà lui aveva preso la tazza. Va bene, il destino ha voluto la tazza. Va bene. Il destino ha voluto la tazza. Okay. Allora, il destino ha voluto la tazza, che è una tazza vuota, perché in realtà lui ha molte cose da realizzare. Questa tazza diventerà piena nel più breve tempo possibile, sì. Per questo lui ha preso la tazza. Bravo. Bravo Andrea, ce la farai.
Adesso qualcuno, un qualcuno deve venire con me a spostare questo affinché la nostra prossima vittima non si acchiappi il microfono. Ok, davanti a te. Aspetta. Okay, davanti. Sentiti non libera. Guarda come cade una cantina. Vai. Vediamo. Prendo. Allora, aspetta che te lo giro un po'. Sì, ma vabbè, ma qua lo... Eccola, l'ha toccato. Prendi quello che hai toccato. Non tutto insieme. Quello che hai toccato prima. Eccolo, questo qui. Allora, ha preso un incenso. Quindi vuol dire che è una donna molto spirituale e che sta cercando una spiritualità più alta e che continuerà a fare questa ricerca nella sua vita. Ragazzi, vieni, è di nuovo il tuo momento. Allora, vieni Laura. Allora, sono... sì, hai fatto bene. Sei libero. Tra l'altro siamo ma esatto, siamo vicini ad Halloween, ma non vi abbiamo ancora detto perché si dice dolcetto scherzetto, se qualcuno di voi lo sa già. Sappiamo, lo soprattutto sappiamo. Perché vi volevo dire che magari se qualcuno di voi ha qualche nonna o bisnonna, secondo me si ricorderà che in realtà dolcetto e scherzetto non è una moda americana, è una tradizione celtica che va in America e poi torna americanizzata, perché le mie nonne, le mie bisnonne, secondo me anche qualche nonna o bisnonna vostra, fino a 100 anni fa mettevano sulla soglia di casa oppure sulla finestra, nella notte del 31 ottobre, un piatto di minestra oppure delle castagne secche. Questo perché, nonostante fossero cattolicissime, le nostre nonne non sapessero assolutamente che stavano facendo una cosa magica e anche di stampo celtico, in realtà continuavano nella tradizione celtica, che era quella che diceva che nella notte di Halloween del 31 di ottobre le porte del tempo si aprivano e il mondo dei vivi e il mondo dei morti si univa per un istante e i morti potevano tornare in vita. Potevano tornare da noi bussando alla nostra porta e avrebbero dovuto trovare del cibo, perché se non avessero trovato del cibo avrebbero fatto uno scherzo ai vivi, uno scherzo anche cattivo. Per questo già le nostre nonne 100, 200, 300 anni fa mettevano sempre, io sono del Canavese, quindi nel Canavese, che è zona di streghe, lo trovate ancora adesso come modo di fare, mettevano fuori dalla finestra o un piatto di castagne o un piatto di minestra affinché i defunti trovassero da mangiare e non facessero degli scherzi. Immagino mio nonno felice di trovare le castagne. Esatto, vabbè, le castagne, però magari lui non lo sapeva che in realtà stava facendo una cosa che era un rito celtico e pagano di 2000 anni fa. Quindi per dirvi come, esatto, che continuavano a farlo, ma in realtà era un rito celtico, e questo rito celtico va in America, si trasforma, diventa più americano e diventa dolcetto scherzetto, ovvero preparati con il dolce perché altrimenti io fantasma questa notte torna ti farò uno scherzo. Laura, noi ti ringraziamo di cuore, grazie a voi per aver partecipato a Uovo Sodo. grazie. I next ragazzi step possono Torino Sotterranea, per forza lo facciamo. Vai. Lì, grazie anche a voi ragazzi, grazie da casa, grazie per aver partecipato e... Alla prossima. Alla Ciao. Prossima, grazie. Vediamo.